senatrice Lopreiato. Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Se potessimo accostare questo governo rappresentato da una maggioranza di destra divenuta nel tempo autonomista ad una figura mitologica, sicuramente penserei alla figura di Penelope, la moglie di Ulisse. Il perché è presto detto. Nella seduta del 28 giugno delle Commissioni Riunite Giustizia e Affari Sociali della Camera si svolgeva l'esame del disegno di legge che è ad oggetto dei lavori di questa Assemblea. Erano stati accantonati diversi emendamenti presentati dal Movimento, i quali erano stati oggetto dei pareri da parte dei relatori e del Governo. La relatrice di Fratelli d'Italia aveva proposto una riformulazione, accettata dal proponente con la collega del Movimento 5 Stelle, e ulteriormente sottoscritta da una collega di Fratelli d'Italia. Interveniva successivamente anche la correlatrice, la deputata della Lega, la quale si dichiarava convintamente a favore della riformulazione proposta. Dopo aver ricevuto il parere favorevole anche del Governo, nella persona del Vice Ministro Sisto, si apriva un breve spazio di discussione nel quale la collega D'Orso si dichiarava molto soddisfatta della riformulazione poiché coglieva appieno, per una volta aggiungerei, lo spirito dell'emendamento da lei proposto. Interveniva poi, in dichiarazione di voto, l'esponente di Fratelli del Nord Italia, che aveva sottoscritto l'emendamento, manifestando l'entusiasmo per la certa approvazione del testo, in quanto, e cito testualmente, riportando quanto previsto dal resoconto sommario delle Commissioni Riunite della seduta del 28 giugno 2023, la riformulazione proposta rappresenta un segnale positivo in un momento in cui anche i recenti fatti di cronaca dimostrano come le fasce più giovani della popolazione necessitano di una maggiore attenzione. Anche Forza Italia annunciava il proprio voto favorevole. Posto successivamente ai voti, l'emendamento è stato approvato. E veniamo a noi. Esame in Commissione Riuniti Giustizia, Sanità e Lavoro, sede referente. Si apre un breve spazio emendativo in Commissione e chiaramente ci mancherebbe. Le opposizioni non presentano emendamenti. Italia Viva, ma non la consideriamo opposizione. La maggioranza e il relatore sì. E cosa presentano? Cosa ha ad oggetto uno dei tre emendamenti approvati? Ebbene, sì, proprio l'emendamento. Tutta la maggioranza ha votato convintamente, proprio quello sul quale si sono strappate le vesti per testa nell'elogio. E cosa ha fatto la stessa maggioranza qui in Senato? Ha approvato il soppressivo. Voi come maggioranza e governo non sapete cosa fa la mano destra rispetto alla sinistra. Ritornando all'Odissea, voi rappresentate proprio il mito di Penelope. Ma non nell'eccezione positiva in quanto divenuta proverbiale per la sua fedeltà, bensì per questione della tela, laddove il giorno tessete e di notte la disfate. Siete l'incoerenza fatta maggioranza, state legiferando in maniera schizofrenica sulla giustizia. Tutto questo, con mio sommo dispiacere devo dire, tenuto conto dell'ampio quanto trasversale, come ho detto anche prima in sede di illustrazione degli emendamenti, lavoro fatto alla Camera. Ma veniamo alla proposta di legge, che si è originata nella scorsa legislatura, è stata modificata nel corso di questa legislatura, che ha abbandonato quel profilo penalistico già inizialmente residuale, privilegiando un approccio prevalentemente educativo e preventivo, lasciando ad altre sedi gli interventi di carattere repressivo. E questa è una cosa che io ho apprezzato moltissimo. I numeri relativi a chi ha subito o assistito a episodi di bullismo e cyberbullismo sono in costante aumento e il mondo degli adulti non può più ignorare questa realtà, minimizzandola o normalizzandola. Questa proposta, frutto dell'ascolto di magistrati, di avvocati minorili, di dirigenti scolastici, di servizi sociali minorili, di docenti, di educatori, mira a coordinare tali sforzi superando una concezione di interventi settoriali. La creazione di una rete efficace è il concetto chiave di questa legge, con l'obiettivo di bilanciare prevenzione e contrasto in modo armonico. Si è esteso il perimetro di intervento della già legge numero 71 del 2017, che di certo ha avuto il merito di portare all'attenzione di questo Parlamento e della società tutta il problema del cyberbullismo,
introducendo il fenomeno del bullismo, dando finalmente anche una definizione di cosa sia il bullismo, perché se è vero che i due fenomeni non sono del tutto sovrapponibili e hanno alcune caratteristiche appunto differenti, è pur vero però che la dinamica relazionale che si instaura è identica. Vi è da una parte un prevaricatore e dall'altra una vittima che viene umiliata ed emarginata dal contesto dei pari attraverso atti di violenza fisica, verbale e psicologica. Dunque, è possibile, anzi è opportuno affrontare con una strategia unitaria i due fenomeni che spesso vanno a braccetto. Con questa proposta, quindi, rafforziamo il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, ampliando il numero dei soggetti qualificati chiamati a farne parte e prevedendo che venga convocato con cadenza semestrale. Prevediamo che le linee guida di orientamento per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo adottato dal Ministero dell'Istruzione indichino vere e proprie procedure operative di cui ogni istituto dovrà dotarsi recependole nel proprio regolamento interno. In pratica, vi dovranno essere protocolli di base uniformi per tutte le scuole da attivare nel momento in cui è segnalato o emerga un episodio di bullismo o cyberbullismo o una situazione di dipendenza, in modo che non gravi sul dirigente scolastico da solo la scelta su come agire. Una scelta che diviene altrimenti, oltre che assai gravosa sotto il profilo umano, anche assai discrezionale e diversificata da scuola a scuola, mentre riteniamo che la risposta degli adulti debba essere sempre coerente, prevedibile ed equa per essere compresa e oltre che autorevole. Il cuore proprio di questo disegno di legge è che intendiamo intensificare la sinergia tra scuola e famiglie, e a questa finalità rispondono anche altre disposizioni, come quella di inserire nel cosiddetto patto di corresponsabilità l'impegno da parte delle famiglie a partecipare a attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, che sappiano quanti rischi oggi riservano ai nostri giovani, e collaborare con la scuola per le emersioni degli episodi di bullismo e cyberbullismo, ma anche delle situazioni di uso e abuso di alcol, di sostanze stupefacenti o altre forme di dipendenza, tra cui oggi possiamo annoverare anche la normofobia. E poi ancora, non ci siamo sottratti davanti alla necessità di fornire una risposta forte ed efficace innanzi alle condotte più gravi e reiterate di bullismo, ma anche dinanzi a tutte le forme di devianza minorile, adattando al contesto attuale le cosiddette misure rieducative del Tribunale per i minorenni ed introducendo i percorsi di mediazione che hanno l'obiettivo di ricucire la relazione tra il bullo e la vittima. E quando mancano le condizioni per attivare la mediazione, perché ad esempio la vittima non presta il consenso, il tribunale, solo in quel caso, il tribunale potrà disporre lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducative e riparative sotto la direzione dei servizi sociali. Tutti questi progetti dovranno essere come abiti tagliati su misura per il ragazzo o la ragazza che ne siano destinatari, e dovranno avvalersi di certo delle associazioni di volontario e del terzo settore, perché spesso fare un'esperienza nel volontariato o comunque nel sociale può essere più formativo e performante di tante altre iniziative. Con un emendamento del Movimento 5 Stelle approvato alla Camera è stato esplicitato anche il progetto di intervento educativo che potrà prevedere la frequenza di abbiamo anche sottolineato prima, c'è stato anche un altro intervento in questo senso, di laboratori teatrali, di scrittura creativa,
di laboratori di musica, attività sportive. Insomma, tutte quelle attività capaci di canalizzare l'aggressività, di insegnare come fare squadra, di sviluppare percorsi di introspezione capaci di offrire opportunità a quei ragazzi e a quelle ragazze che magari per il contesto di provenienza hanno poche opportunità di crescita culturale e ancor meno possibilità ed occasioni di scoprire un proprio talento. Presidente, mi avvio alle conclusioni. Perché vi dico questo? Perché a volte per recuperare un disagio, per strappare un adolescente a dinamiche relazionali malsane o a una dipendenza, può essere sufficiente far intravedere che esiste un'alternativa migliore. Può essere sufficiente far comprendere che si può essere persone migliori. L'auspicio è proprio questo, che la cassetta degli attrezzi che questo provvedimento intende fornire possa servire ad evitare a quanti più giovani possibile le ferite che il bullismo sia agito e sia anche subito e che si porta chiaramente gli effetti per tutta la vita. Per tutte queste ragioni, nonostante qualche incidente di percorso in commissione, esprimo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie, senatrice. Saluto.